Secondo me è l'esatto contrario. Io non ho mai visto una ragazza di 18 anni passare tutto il suo tempo con la madre. Vestire come lei, parlare come lei, senza un'amica, senza interessi. Era completamente succube della madre. La signora ha ragione. Per stabilire se ci fu concorso da parte della ragazza, bisogna inquadrare l'aspetto psicologico. Lo stesso Portigati non ha saputo dire se la ragazza sapeva da prima dell'omicidio. Tamara è solo una ragazza con dei problemi. Vi ricordate? Ha trafitto le foto di quasi tutti gli abitanti di Forte dei Marmi con degli spilloni. Mi pare una colpa questa. Non si può ragionare in questo modo. Siamo d'accordo sull'innocenza di Tamara Jacobi? Sì. Grande riluttanza. Sì. Assolta. Votiamo ora per la Redoli e Cappelletti. Colpevoli. 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 No! Siamo davanti alla casa di Maria Luigia Redoli. La Corte di Cassazione di Roma, presieduta da Corrado Carnevale, ha confermato la sentenza del processo di Firenze. Siamo in attesa dell'intervento dei carabinieri. Tamara, vieni via, non ti fare vedere. Stanno arrivando. Bastardi. Stai calmo, tanto non serve niente. Ma il bello deve ancora venire. Eccoli. Siamo? Sì, ci siamo. No! Cappelletti, non fare pazzie! Fermo, non sparare! Ammazzo! Calmi! Ah! Lo ammazzo! Lasciatemi! 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 Maria Luisa!